Buongiorno a tutti e ben ritrovati con un altro appuntamento settimanale di TRG Notizie. Come di consueto, daremo spazio all'editoriale di Don Arturo. Seguirà la lettura del calendario liturgico e degli avvisi della parrocchia e dell'oratorio. Ricorderemo poi l'indimenticabile Don Lino Vabbassori, che ha lasciato questa terra lo scorso sabato 19. Al termine, potrete seguire la registrazione integrale del Consiglio Comunale di mercoledì 22 settembre. Buona visione. Cari amici, ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili, disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Vedete, continuano a risuonare nel nostro cuore queste parole, le parole di Papa Francesco, che ha pronunciato durante il momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia. Lui l'ha presieduto il 27 marzo sul sagrato della Basilica di San Pietro. L'immagine del Santo Padre che percorre da solo la piazza con il carico di sofferenza di tutto il mondo ha smosso le coscienze di tutti. La pioggia scrosciante sembrava simboleggiare le lacrime di disperazione e di aiuto di un mondo in cui inaspettatamente era scesa, era venuta la sera. La solitudine del Papa davanti alla Basilica resterà nell'immaginario collettivo l'icona dell'angoscia che pareva insidiare pensieri e azioni, mentre la pandemia seminava incertezze e lutti, costringendo tutti a scelte difficili. Ma è proprio dentro quella solitudine estrema, con la sola compagnia del crocifisso di San Marcello, che ci siamo ritrovati tutti uniti nei medesimi sentimenti, affratellati anche nello smarrimento, ma saldi nella consapevolezza di non essere più padroni del nostro destino. Su questa barca ci siamo tutti. Non è, vedete, una semplice considerazione rassicurante, ma è un invito ad essere tutti insieme Chiesa Madre, mettendosi al fianco di chi si trova in difficoltà. La Chiesa italiana ha aperto le mani con la vicinanza dei sacerdoti e delle parrocchie e con un sostegno economico significativo alle situazioni di maggior disagio, attingendo fondi dall'8 per mille che i cittadini hanno destinato alla Chiesa Cattolica. Vicini si è con la presenza amica, la parola fraterna, ma anche con l'aiuto materiale che spesso si fa indispensabile. In questo Papa Francesco è stato d'esempio a tutta la Chiesa. Ora spetta a noi aiutare lui. L'offerta per la sua carità che donerete durante le messe di domenica 4 ottobre è un modo semplice ed esplicito per dire la nostra gratitudine verso la paternità che ci ha mostrato una volta in più, facendo risuonare le parole di Cristo sulla barca in tempesta. Ma non avete ancora fede? Stiamo vicini. Stiamoci accanto gli uni agli altri, fraternamente, stringendoci attorno a Lui, che è il Pietro di oggi. Con lui sulla stessa barca, con lui verso un'unica meta, quella
quella di una fraternità vissuta che ci permette di guardare serenamente alla meta e di vivere proprio nell'aiuto reciproco, ecco, quella forza d'animo per superare ogni difficoltà. Il dono che porteremo dal punto di vista economico al Santo Padre sarà il segno che noi tutto questo lo crediamo e lo viviamo. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena settimana a tutti. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Lunedì 28 settembre, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Pilenghi Giuseppe, Giovanni, Laura e Citrelli Giuseppe. Martedì 29 settembre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti Fanconi Maria Rosa Breda e Barbieri Severo. In oratorio, alle ore 20:30, Corona Angelica, preghiera di lode e condivisione. Alle ore 20, Santo Rosario alla Madonna del Buon Consiglio. Mercoledì 30 settembre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti Lampugnani Gino, Irina e Tomasoni Tomaso. Giovedì 1 ottobre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa pro Populo. In oratorio, alle ore 18:30, Santa Messa. Venerdì 2 ottobre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti Manuini Maria e famiglia. In oratorio, alle ore 15, Adorazione Eucaristica. In oratorio, alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Beatriz Gomez Taipe, Orlando de la Cruz, Palacios Ober de la Cruz Gomez. Sabato 3 ottobre, in parrocchiale, alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Roberto, Elisabetta, Pietro, Tomasoni Margherita e Pino, Alfano Antonia, Bellini Maria, Rubes Luigi e Angela. Domenica 4 ottobre, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa. Vivi e defunti, Compagnia Sacro Triduo. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa. Defunti Famiglia Milini Malnati, Toloni Caterina e Marchioni Giacomo. In parrocchiale alle ore 11:30, Battesimo di Moretti Sofia. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Piero, Tomaso, Giuseppe, Fausta e Giulia Lorenzi, Boffelli Lorenzo, Angelo e Giulia. Avvisi parrocchiali. Da lunedì 28 settembre è in distribuzione il nuovo numero del Redone. Lunedì 28 settembre, in oratorio, alle ore 20:45, incontro catechisti e assistenti. Mercoledì 30 settembre, alle ore 15, la Bella Età visita il Duomo di Asola. Mese di ottobre, mese del Santo Rosario. Ogni giorno, prima delle sante messe feriali, alle ore 7:30 e alle ore 18, chiesetta dell'oratorio recita del Santo Rosario. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, ritiro dei bambini del sesto anno, prima media, in preparazione ai sacramenti. Domenica 4 ottobre alle ore 16, tombolata in oratorio. Alle ore 18, in chiesa parrocchiale, bambini e genitori del quinto anno ICFR, momento di condivisione e Santa Messa.
Sabato 3 ottobre, Santa Messa alle ore 18:30 in parrocchiale. Domenica 4 ottobre, Santa Messa alle ore 8, 10, 18:30 in chiesa parrocchiale. L'entrata è unica ed è dal piassette e i posti a disposizione sono 160. Settimana scorsa, con molto dispiacere, abbiamo salutato Dollino. Tutti ricordiamo con nostalgia e simpatia il tempo che ha trascorso nella nostra comunità. In questi giorni, chiunque, dai più giovani fino agli anziani, ha raccontato con il sorriso un aneddoto legato a lui. Con il suo modo semplice, talvolta originale, ma sempre sincero, è entrato nelle nostre vite. Aveva una memoria invidiabile e bastava nominare un santo per sentirlo raccontare tutta la sua storia, i miracoli e citare le frasi più celebri. In tanti hanno raccontato di essersi affidati alle sue preghiere in momenti particolarmente dedicati della propria vita, perché Dollino era un uomo di preghiera. Amava ripetere, desidera il paradiso, oppure respira la Madonna. E siamo certi che ora Dollino gode con Maria e i santi che tanto amava la beata pace del paradiso. Modulo per cambio pediatra. Il Comune, su richiesta delle aziende sociosanitarie territoriali del Garda, è a disposizione per la raccolta delle richieste di cambio pediatra e per la consegna all'ufficio scelta revoca del medico di Leno. Di seguito il modulo da compilare. In allegato la copia tessera sanitaria del figlio e la copia documento d'identità del genitore. Per ulteriori informazioni, ufficio segreteria dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13 oppure tramite telefono 030 95 18 711. Avviso agli assistiti nei comuni di Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella. La dottoressa Cristina Loda, pediatra di famiglia, con studi rispettivamente ubicati in via Roma 5 a Gambara e via Zaccarini 23 a Gottolengo, inizierà la propria attività convenzionale dal 1 ottobre 2020. I seguenti orari. Via Zaccarini numero 23 Gottolengo. Martedì dalle ore 10 alle ore 13 su appuntamento. Mercoledì su appuntamento dalle 14:30 alle 17:30 e il venerdì dalle ore 10 alle ore 13. In via Roma 5 a Gambara, il lunedì dalle 14:30 alle 17:30 su appuntamento e anche il giovedì su appuntamento dalle ore 10 alle ore 13. Per urgenze il recapito è il seguente: 334 84 95 239. Per fissare gli appuntamenti è possibile farlo dalle ore 8:15 alle ore 9:45 al seguente recapito: 371 36 32 494. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l'ufficio scelta e revoca di Leno Piazza Donatori di Sangue numero 1 al telefono 030 91 16 437 326 oppure inviando un'email all'indirizzo scelta revoca.leno@rai.it.gov.it.
sst-garda.it, allegando il nominativo, il numero di telefono, la copia fotografica del documento d'identità e della tessera sanitaria. E con questo è tutto, vi lascio alla registrazione integrale del Consiglio Comunale che si è tenuto lo scorso 22 settembre presso la sala consiliare. Vi ricordo che gli avvisi relativi alla vita della parrocchia e dell'oratorio sono visibili in rete digitando YouTube TRC Cottolengo e sul canale TV tradizionale. Vi auguro una buona domenica e una buona settimana. L'ordine del giorno di questa sera, mercoledì 23 settembre, prevede 7 punti: il rituale approvazione verbale seduto precedente. Il secondo è la ratifica della deliberazione della Giunta sulla variazione al bilancio del 31 luglio. Il punto 3 è la medesima cosa, ma è un'altra variazione per quella che abbiamo fatto il 9 di settembre. Il punto 4 titola variazione al bilancio di previsione finanziario 2022. Punto 5 regolazione per l'applicazione della TARI, tassa rifiuti. Sesto punto, riduzioni tributarie, tassa rifiuti TARI 2020, in seguito chiaramente all'emergenza. Sette, ultimo punto, il documento unico di programmazione, che è il DUP. Andiamo, quindi, innanzitutto facciamo appello. Massa, Presente? Ferretti, Presente. Dancelli, Sormani, Presente. Milzani, Presente. Ghidelli, Bonzini, Alberini, Di Blasio, Presente. Onorini, Presente. Zanon, Presente. Bravo, Capelli. Bene, mettiamo in votazione subito l'1, che è il verbale della seduta che si tenne il 30 giugno 2020. Deliberazioni dalla 17 alla 25, chi vota a favore? Grazie. Punto 2, come menzionavo, è la prima delle variazioni che ho citato rispetto alla Giunta che, come sapete, delibera la variazione di bilancio e il Consiglio, nei tempi previsti dalla legge, lo ratifica. La variazione è uno strumento frequentemente utilizzato in qualsiasi anno ordinario, chiamiamolo così, a maggior ragione in questo straordinario per antonomasia che ha visto e che vede il bilancio modellarsi a seconda delle varie necessità e tutte quelle sono anche le prescrizioni che recepiamo anche dagli enti sovraterritoriali. In particolare abbiamo inserito nelle entrate 35.000 euro per l'adeguamento dell'infermeria perché abbiamo ricevuto un contributo a fondo perduto da Regione Lombardia. Abbiamo inserito 15.000 euro sempre in entrata perché abbiamo recepito dei fondi europei per le aule didattiche a seguito dell'emergenza Covid. È stato sistemato stanziando a 210.000 euro la messa in sicurezza degli impianti di Via Grammatica e ridotto conseguentemente gli altri stanziamenti per strade e smart city di 5-15.000 euro. Sono tutti contributi regionali che, avendo poi proceduto alla definizione del progetto esecutivo, gli importi che vengono messi, passatemi il termine, al lordo, hanno trovato la propria dimensione corretta. Inserito alcune manutenzioni ordinarie, per esempio a titolo esemplificativo è stata acquistata la segnaletica e i vernici per 3.000 euro, piuttosto che stanziati 10.000 euro per l'emergenza sempre Covid per la gestione dei centri estivi, che sono anch'essi delle partite di giro avendo beneficiato di contributi sovraterritoriali. È stato rimpinguato il fondo di 2.000 euro per le famiglie degli indigenti, per quanto riguarda sempre l'ambito emergenziale, così come
il progetto sviluppo territorio protezione civile e Proloco, che ha visto il Comune comunicare in sede di festa della patata questo stanziamento per unire la protezione civile e la Proloco di un mezzo, quindi un unico mezzo per le attività che sono tipiche di queste associazioni. Era da tanto tempo desiderato, era già inserito al bilancio, abbiamo modellato a seconda del preventivo. So che i signori consiglieri hanno avuto la possibilità di interloquire con la ragioneria, quindi se me lo consentite comunque procedo nella declinazione anche dell'altro punto per poi votarli singolarmente. L'altra ratifica è stata quella, la 153 del 9 settembre del 2020, e cioè per il punto numero 3 dell'ordine del giorno di questa sera, e questa è ben più, ne sono tre in realtà, 9, poi trattiamo quella della variazione di bilancio. Queste sono ratifiche, questa è la verifica variazione consigliare. E sono state inserite davvero tutte le singole voci per la quale il Comune ha stanziato gli importi del contributo cosiddetto 112. La legge 34 del 2020 ha stanziato ai comuni importanti somme per il supporto emergenziale al territorio, vuoi per fragilità, vuoi per la ripresa, vuoi per quello che sono il sostegno alla rete territoriale, e da qui c'è stata una minuziosa declinazione all'interno di singoli progetti che hanno visto anche la giunta di questa sera anche recepire tre importanti partnership con l'oratorio, cioè la parrocchia, con la Caprettini e con sempre la Proloco, appunto per sviluppare progetti a tutto tondo per l'associazionismo, per la rete dei servizi con la Proloco e con la parrocchia. Quindi, tornando a bomba sulla 153 del 9 settembre, ci sono 5.500 euro per famiglie, 5.800 di carattere sociale per degli arretrati della TARI. Abbiamo utilizzato anche questa leva di supporto per sgravare dei debiti pregressi affinché le famiglie colpite potessero affrontare i nuovi impegni senza il fardello di arretrati. E da questo punto di vista ci sono delle voci macro, ma è stato fatto un lavoro minuzioso da parte dei servizi sociali del Comune, guidati dall'assessore, che hanno appunto avuto interloquito direttamente con le singole famiglie, i singoli casi, proprio per evitare, il nostro territorio lo consente, dei fondi a pioggia, ma mirati alle singole esigenze. Quindi dicevo qui, partenariato comune parrocchia di 30.000 come bilancio, abbiamo per l'apertura della scuola d'infanzia un contributo molto sostanzioso di circa 60.000 euro che permetterà anche al comune non solo di consentire alla Caprettini di ripartire e di rilanciare nella carenza educativa che ci sarà sul territorio, ma anche di permetterci di sgravarci da alcune tendenze anche che il comune aveva nei loro confronti e quindi di creare questa leva a favore. Sono tutta una serie poi di importi che avete visto con la ragioneria e che vedono soffermarci anche su tutta quella che è una ricognizione dei bandi ricevuti, beneficiati, contributi, bandi e contributi, quindi, e collocarli. A titolo esemplificativo abbiamo integrato per il bando sport e periferie 1.200 euro. Abbiamo supportato e finanziato il rilievo topografico per il canale Ardone. Abbiamo sviluppato il progetto per il parcheggio della chiesa con un contributo adesso simbolico di 800 euro perché fa parte delle pianificazioni dell'ente per il prossimo triennio. Leggerete nelle prossime settimane la pubblicazione del piano triennale delle opere pubbliche del comune che approveremo questa sera, che registra tra gli interventi che vogliamo realizzare il rifacimento del parcheggio adiacente alla chiesa, che è formato di quel famoso alveare e che spesso è palcoscenico di cadute, richieste risarcimenti piuttosto che altro. Nella ristrutturazione sta compiendo la chiesa, contribuiremo anche con questo adeguamento, sta seguendo un progetto dell'architetto Pini in modo molto, molto attento, e
potremmo quindi destinare dei soldi che sono stati integrati da parte sempre dello Stato senza contrarre mutui per questa anche opera è molto facilmente appartabile perché di importi limitati e che contribuisce a rigenerare un'area che con l'importante ristrutturazione della chiesa vede il compimento in tal senso. Inoltre viene previsto uno stanziamento pluriennale per quanto riguarda l'edificio comunale che dovrà non solo per la pandemia ma anche per il trascorrere degli anni aggiornarsi, ristrutturarsi, creare spazi più consoni. Stiamo rimpinguando, come avete visto, come vedrete, anche l'organico del comune con una serie di turnovi dovuti al personale di tensione, ma non solo, anche attraverso la capacità economica che abbiamo ricreato per poter riportare a degli standard consoni. Quindi questa è la variazione del 153 del 9 di settembre. E questo ultimerei qui per poi declinarvi quella che è comunque sempre attinente, che è una variazione che facciamo in bilancio di previsione e quindi non di giunta. Se ci sono delle domande rispetto a questi due temi, prego. Con la celerità è data anche dal fatto che c'è stato uno scambio preventivo ovviamente di informazioni. Quindi metto in votazione, se i signori consiglieri lo consentono, la numero 2, che è appunto la ratifica 130 del 30 luglio, chi vota a favore del 31 luglio, chi vota a favore? Grazie. Mi chiedo anche l'immediata esecutività, chi vota a favore? Grazie. Idem per il punto 3, che è la ratifica deliberazione 153 del 9 settembre. Chi vota a favore? Grazie, ne chiedo anche per essa l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Grazie. Il punto 4, come anzidetto, è variazione al bilancio di previsione finanziario 2022. In entrata sono state recepite quelle che sono le modifiche alla disciplina della TARI, tassa rifiuti. Abbiamo fatto nel limite possibile un importante sforzo finanziario, come ne siete tutti edotti, nel posticipare le rateizzazioni di quella che è l'importo della TARI dell'anno 2020, riproponendo il piano economico finanziario del 19. A esse abbiamo atteso la delibera dell'ARERA, che è l'ente preposto l'autorità per la disciplina molto minuziosa del settore, che è normato, e abbiamo potuto poi conseguentemente agire. Colgo l'occasione anche per approfondire il tema TARI, perché è comunque un elemento parte dei punti a seguire e che poi richiamerò per intero rispetto a quanto ci siamo già detti in questa sede. E riusciremo a recepire circa 11.300 di detrazioni, passatemi l'indicazione, per coloro che possono usufruire del bonus Enel, gas e idrico, cioè chi rientra in quelle fasce ISE può avere un'ulteriore riduzione della TARI. Abbiamo inserito invece quelle che sono anche le riduzioni facoltative e abbiamo attinto ai fondi del 112 che dicevo prima, che ha messo a disposizione degli enti per supportare le carenze di entrata per una serie di motivazioni o meglio di supporto al rilancio e al supporto appunto delle famiglie. E qui siamo riusciti a stanziare 23.100 euro per tutte le famiglie che verranno escluse per la fascia ISE dall'Enel, gas e idrico. È un parametro chiaramente sempre legato all'ISE e che viene quindi incrementato il plafond per coloro che potranno beneficiare. Di fatto, poi dovrà essere fatto su richiesta, su istanza, però possiamo comunicare ai nostri concittadini che in modo straordinario la TARI dell'anno 2020 per le utenze domestiche avrà una riduzione di almeno il 10%.
almeno il 10 vuol dire perché potrà essere superiore per coloro che hanno e potranno beneficiare dei bonus che la normativa declina per le fasce ISE di riferimento. Di conseguenza abbiamo recepito, qui non tratto esclusivamente di tale, per poi lo richiamiamo per esteso un po' poi, ma parlo della variazione del bilancio che recepisce questi contributi. Abbiamo appunto sistemato tutta una serie di voci rispetto al beneficio del contributo alla proroga per l'acquisto di un mezzo. Abbiamo diminuito gli stanziamenti dei pulmino perché siamo riusciti attraverso un dialogo sperimentale con una società a optare per l'esternalizzazione del servizio, stante la difficoltà a gestirla come ente e della necessità di avere un altro operatore sul territorio, quindi avremo meno impatti dal punto di vista delle manutenzioni perché siamo riusciti ad accollarli a questa realtà, così come abbiamo avuto una serie di minori necessità sulle manutenzioni cimiteriali, non perché ci sono state meno, ce ne sono di meno, ma perché sono delle voci di bilancio a cui attingere diversamente. E abbiamo integrato di 3.000 euro la spesa per la cooperativa Collaboriamo a seguito dell'aumento delle rette per alcuni nostri concittadini che sono ospiti di questa struttura nella Bassa Bresciana. Per il 2021 abbiamo spostato la realizzazione dell'infermeria perché è sull'anno 21 che potremo realizzare l'appalto e conseguentemente i lavori. È una questione tecnica al palazzetto, architetta dei bagni al palazzetto. Queste sono nello specifico le variazioni che la ragioniera vi ha rappresentato anche in sede di, chiamiamolo così, preconsiglio allargato. Se ci sono richieste di specifiche rispetto a questo tema, metto in votazione la variazione del punto 4 e che è la variazione appunto al bilancio di previsione. Chi vota a favore? Ringrazio. Ne ritiriamo anche per essa l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Grazie. Andiamo al punto 5, procediamo al punto 5 che è il regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti. E in questo anno particolare appunto ci sono una serie di modifiche dettate dall'autorità ARERA che con la legge 160 del 2019 poi con la 34 del decreto legge ha chiesto di recepire alcune dinamiche. Il nostro regolamento, seppur di recente approvazione, necessita di essere novellato e i punti salienti sono l'articolo 16, tariffa per i rifiuti vegetali. Andiamo a introdurre il fatto che dall'anno 21, come erano le nostre previsioni, sarà un servizio opzionale e quindi a carico delle famiglie che ne faranno richiesta, mentre per quest'anno, per consentire la traslazione delle rate e di quello che è la replicazione del piano economico finanziario, non potevamo spostarci dall'impostazione data nel 19. E quindi questo è un tema che so essere sentito da parte di tutto il Consiglio e che lo recepiamo e che verrà introdotto nell'anno 21. L'articolo 17 è la tassa giornaliera. Per disciplinare il mercato non è cambiato rispetto al regolamento, ma la discipliniamo e avranno un beneficio anche gli ambulanti quest'anno rispetto al poter beneficiare della tassa di occupazione che ha anche un'incidenza sulla TARI. L'articolo 18 e la riduzione della tassa sono rimasti invariate rispetto al presente regolamento, le facoltà di riduzione delle singole categorie merceologiche o delle famiglie a seconda della componente variabile piuttosto che fissa, piuttosto che altro. L'articolo 19 è riduzione per chiusura attività e o limitazione della stessa. Solo per il 2020 recepiamo che sono inserite le riduzioni della rega per le utenze non domestiche. Vuol dire che recepiamo la riduzione fino al 25% che le utenze non domestiche, ossia le attività, chiamiamola così, in senso lato produttive, che hanno tenuto chiuso nel lockdown, possono esercitare. L'abbiamo esteso a tutte le attività, tranne ovviamente per legge coloro che hanno lavorato e probabilmente anche hanno lavorato di più, penso agli alimentari o ad altre categorie nell'ambito della sanificazione, delle pulizie e tutto ciò che altro.
Articolo 20, recepiamo la riduzione di cui ho parlato prima, ossia creiamo questo fondo non solo per i beneficiari della riduzione bonus gas, per intenderci, ma con una serie di criteri che andremo a disciplinare, ma che sono recepiti, o meglio, nell'approvazione di questa sera, possiamo sostanzialmente comunicare che c'è un abbattimento del 10% della tassa dei rifiuti per le utenze domestiche, che sono coloro che comunque hanno, potranno beneficiare nella parte variabile e che hanno vissuto questa situazione di disagio con tutti noi. Quindi la tassa rifiuti a Gottolengo diminuirà erga omnes del 10% e per le attività che hanno chiuso pro quota del 25% sulla parte variabile del periodo di chiusura. Prevediamo comunque l'articolo 22, interventi a favore di soggetti in condizione con particolare disagio economico, e cioè la chiamo disposizione transitoria, la chiamiamo disposizione transitoria, che prevede nella facoltà di poter incidere creando delle apposite voci volte a supportare non tanto il piano economico finanziario, ma il sostegno all'utenza che dovesse richiedere o fare necessità di altre situazioni. Termino col punto 23, che è l'articolo 23, è il versamento della tassa. Inserite le modalità di pagamento possibili a decorrere dal 21, 30 aprile, 31 agosto e 10 dicembre. Considerando che l'ultima rata deve essere successiva al 1 dicembre, come disposto dalle disposizioni di cui prima, prevediamo che si deve pagare l'unica soluzione il 31 agosto. Quindi recepiamo la nuova rateizzazione che sarà operativa dal 21 e che prevede 30 aprile, 31 agosto e 10 dicembre. L'ultima rata per legge deve essere successiva al 1 dicembre, perché prevede tutta una serie di situazioni legate ai saldi e alla chiusura dell'esercizio finanziario. Anche per essa è stata convocata per sabato scorso la commissione regolamento e quindi se ci sono degli ulteriori interventi lascio la parola a consiglieri. Solo un riferimento: le riduzioni facoltative applicate dal comune solo al periodo successivo, quelle al di là di Areta. Allora, no, o meglio, quello che è stato l'indirizzo dell'amministrazione è stato nel creare il fondo extra bonus idrico, che è stata una facoltatività che non era a disposizione dell'Areta, e quindi l'abbattimento che possiamo comunicare del 10% è recepito attraverso dei fondi che sono recuperati dal comune. Mentre quello che reputavo e che indicavo come facoltativo integrativo è il 20, è il 22, in cui diamo delle disposizioni che potranno essere fatte degli interventi a livello di contributo ad hoc per le famiglie su singole istanze secondo il criterio dei servizi sociali. Aveva detto obbligo bonus idrico per le famiglie ISE che rientrano e obbligo fino al 25% per chi è chiuso nel lockdown. Quindi questo riguarda Aveva. Nel regolamento inserisco altro, queste sono le cose che riguardano il 2020 all'anno corrente con tutte le situazioni che concorrono, cioè relativamente alla parte facoltativa, i soldi che il comune ha messo aggiuntivi rispetto alle disposizioni Arena e il punto successivo è il 20 e il 20 e anche il 23. Ma uno non riesce a capire perché nel regolamento abbiamo messo dentro che tutti gli anni dove i soldi aggiuntivi assolutamente no. Il regolamento prevede che per l'annualità del 2020 viene creata e va disciplinato attraverso il regolamento questa disposizione creata dall'autonomia municipale e che prevede la riduzione per varie altre attività fino al 25, ho usato il termine altre perché è oltre quelle di Arena, e che prevede il 10%. Se ci fossimo limitati
a recepire solo quelle che sono le direttive dell'ARERA, avremmo dovuto inserire il 25 fino al 25 per quelle loro che hanno il tenuto chiuso e il bonus idrico, gas. Quindi noi diamo questa disposizione per l'anno 20 e per il 21 invece verrà meno. Le mie considerazioni te le faccio sul punto successivo di riduzione tale, per intenderci. Prego. No, ma è il punto successivo, il punto 6, la riduzione tale e la tassa di rifiuti hanno venire sempre l'urgenza. Sì, 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 no, l'ho trattato, no, no, prego, no, no, scusa, non avevo capito e ho colto il ragione. Ah, avevo capito, io perché mi riferivo a me. Allora capite che ti riferisci al punto successivo della parola. No, hai ragione. Hai ragione. Sì, infatti mi la chiamo, è una piccola precisazione. No, perché non ho capito anche come già come ti riferisci. No, hai detto bene perché ho omesso di specificare bene in premessa di una trattazione della tematica univoca sul tema che prevede. Il segretario, la mia domanda. No, no, perché io. Grazie del chiarimento. Sì. Sì, quindi sì. Sul regolamento viene stabilito quella che è le indicazioni ARERA che varranno sino a che non verrà ancora modificato il regolamento e che prevede le nuove rateizzazioni e tutto quello che sono delle impostazioni che valgono sino all'ulteriore modifica. E poi ho colto l'occasione per comunicare in una trattazione univoca quelle che sono le riduzioni che il piano economico finanziario recepisce sulla scorta del regolamento ma anche delle capacità di risorse che il comune si deve livello di bilancio. Sì. Del punto 6. Quindi le riduzioni tributarie le abbiamo declinate in questa trattazione univoca. Quindi metto prima in votazione il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti. Chi vota a favore? Le chiedo anche per adesso l'immediata disponibilità, no, lo metto sul secondo, perfetto. Quindi andiamo sul punto 6, che è la riduzione tributarie che andiamo a recepire. Vota a favore. Grazie. Qua vorrei fare qualche considerazione. Infatti, assolutamente, prego. Dovrei astenermi su questo. Prego, prego. Allora, revoco la messa in votazione e prego l'intervento. Allora, noi abbiamo apprezzato, sia più la costruzione, che ho imparato ovviamente dopo, non siamo mai stati sentiti durante il lockdown per tutta una serie di motivi più o meno giustificabili, le riduzioni tributarie esclusive decise dalla giunta sulla TARI, rispetto a quelle previste da ARERA, quelle che aiutano un po' a farlo. Operando dei fondi di attività economiche, non solo competenze specifiche alle famiglie, eccetera, ma mi riferisco soprattutto alle attività che per l'emergenza Covid hanno subito riduzioni di apertura e chiusure forzate, ma siamo convinti che anziché distribuire a pioggia questo denaro verso tutte le attività, comprese quelle che nonostante la buona volontà dell'amministrazione nel sollecitare le richieste di abbattimento con posta dedicata, non si sono per nulla fatte sentire. In questo senso potrebbe iniziare un percorso virtuoso e premiante nei confronti di quelle aziende che già oggi autosmaltiscono i propri rifiuti, perché ce ne sono tante che sono costrette a fare così, affrontando non poche spese di tasca loro, ma si trovano a pagare più di quattrini solo perché hanno delle superfici spazzabili, perché poi questo diventa. E perché lo ribadisco, lo ribadiamo. Si apprezza questo gesto, però si potevano davvero spendere, secondo noi, in modo un po' più diverso, un po' più mirato, giusto per iniziare un percorso virtuoso da questo punto di vista nei confronti di queste aziende che sono quelle che soffrono un po' di più da questo punto di vista, che ne avrebbero più bisogno, quelle che quando guardano il proprio capannone le dicono cosa paga i dettagli, ma in realtà non è un sforzo perché se hanno dei rifiuti speciali se li autosmaltiscono. E in realtà non sono tanto da raccogliere e sono sottili. Tutto qui. Quindi in virtù di questa considerazione io mi astengo, io so che mi astengo glielo do perché è un'altra considerazione. Posso risponderti io? Certo. E comunque ogni anno entro il 31 di gennaio queste attività hanno la possibilità di richiedere lo sgravio rispetto allo smaltimento in autonomia che hanno tutte le attività, e lo sanno,
se tu smaltisci in autonomia, per una quota a parte puoi chiedere la riduzione. Quello sì. Che ho sentito per me. Naturalmente sulla parte variabile. La candela di ma il paletto è la tutta la legge nazionale. Parliamo una volta. L'abbiamo superata in questo modo, avremmo proprio tutto. Però sappi che ci sono queste possibilità, non da nessuno le discute, però sono le famiglie rispetto a, mentre questa cifra qua è piuttosto importante, perché si è parlato di 9.000 euro circa di tasche comune, spetta. No, assolutamente rispettabile e colta. La linea invece nostra è stata ed è quella. In questo periodo determinate attività avranno già determinate premialità e quindi tutte hanno bisogno di un supporto, seppur simbolico, e quindi era importante riuscire a toccare la più ampia assolutamente. Sempre sull'ultima serie. Sì, ma questa non è una cosa. Siccome avete parlato del verde, ci tengo a dire questa cosa. Prego. Non sono autovisionista, però allora, siccome l'anno prossimo avremo una tariffa puntuale al verde, io sono uno di quelli che dirà bene, finalmente io parlo per le mie competenze, lei che non usufruisce avrà una diminuzione di una cifra simbolica, un centesimo o un euro, ma sarà un'ultima domanda. Stasera trattiamo della CARI, piano condizionamento. Il regolamento prevede e cristallizza quella che è l'indicazione alla linea di andare verso una tariffa puntuale, il che quella tua dichiarazione di principio è fatta nostra in quella che è una, che sarà un'assolutamente una linea, però giustamente non posso dare un'indicazione su un oggetto che non è presente, se non in una declinazione di tipo di auspicio o piuttosto che di altro. In questi tre anni è successo il finimondo dal punto di vista del mondo dei rifiuti. Se pensate che le aziende sino a tre anni fa percepivano dei denari da chi andava a ritirargli il legno, gli offrivano le persone e ora pagano l'oro delle persone e pagano lo smaltimento del legno. Se pensate che la carta si era corsa a accaparrarsi, ora se sei fortunato non paghi lo smaltimento, la plastica, la remunerazione, è cambiato tutto. Sono tematiche geopolitiche. Quindi non voglio nemmeno prendere in giro rispetto al fatto che può darsi che la signora, la maestra Zanon abbia per il verde l'euro in meno, ma poi l'incidenza degli smaltimenti del 2021 comporta il fatto che ne ha 6 in più. Però la logica di andare comunque a rendere sempre più trasparente la formazione della TARI è un principio che facciamo nostro al 100%. Ne abbiamo parlato anche in preconsiglio. Metto in votazione il punto 7, la riduzione tributaria della tassa rifiuti per l'anno 2020. Chi vota a favore? Chi si astiene? Due astenuti. Grazie. Per questo però mi chiedo anche l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Quelli di più. Bene. Punto ultimo, il settimo. Spiace trattarlo con una certa, diciamo così, formalità. Ma è l'esatta declinazione di quello che è il documento di programmazione che è stato presentato in questo Consiglio con l'approvazione del bilancio e che recepisce però quella che è e recepirà nei prossimi mesi tutta una serie di tematiche importanti che saranno le ricadute dettate dalla pandemia e delle strategie amministrative che vengono non cambiate ma potenziate grazie alle risorse messe in campo, perché negli scenari inesplorati a cui ci avvicendiamo come operatori economici, come famiglie, come professionisti, ci corre l'obbligo e l'onestà intellettuale
di dichiarare che dal punto di vista di ente locale invece abbiamo avuto ad ora delle risorse, mi permetto di dire, adeguate dal punto di vista del far fronte a alcuni bisogni economico-sociali e dal punto di vista dei lavori pubblici, l'assessore Ferretti è fedele testimone, non abbiamo mai visto da quando è partita la nostra esperienza politica delle somme così importanti dal punto di vista degli investimenti che provenissero sia da regione e sia da livello statale. Quindi la nostra programmazione potrà avere un impulso ulteriormente avvalorato da tutta una serie di ambiti. Il documento, dicevo, non viene trasformato, non viene modificato, perché gli obiettivi che prima scontavano per alcune incertezze per le coperture economiche ma erano definiti nel progetto amministrativo vengono invece fortemente accreditati e avvalorati da quella che è una programmazione che è tutt'altro che un libro dei sogni. E quindi per fortuna, e a parte che non avevo dubbi rispetto al raggiungimento di determinati obiettivi, ma per chi probabilmente alcuni temi li analizzava con sospetto e con una lettura che poteva essere chiamata libro dei sogni, queste risorse lo renderanno particolarmente importante, che si innestano con tutta una serie di convenzioni che negli anni passati abbiamo patrocinato e sviluppato e che voi per le opere di compensazione del volcanato troveranno la propria concretizzazione. Quindi documento con in programmazione chiaramente va a posizionarsi in quest'ottica e le opere rese particolarmente concrete e reali. Prego. Posso? Certo. Voi si è dato una la vostra competenza del testo al GUP, si è incontrata la ragioniera del Consiglio e possiamo capire se questo documento per il 2020, i dati del bilancio di previsione, gli impegni, gli accertamenti, tutto quanto è stato sostanzialmente traslato. Il 2021 e 2022 sono la coppia del 2023, si è visto non solo delle spese e cose del genere. Però proprio alla luce della situazione attuale, lei ha citato proprio il suo esempio, nella parte che si chiama la sezione strategica, nel frontespizio, sarebbe stato carino se, per l'ultimo, introdurre le considerazioni che hai fatto testè sulla pandemia, perché lì ci ho detto ancora che l'economia va bene, che ci stiamo riprendendo, che in Europa tutto sommato si cammina, e questa è l'idea, insomma. Mi sembra che una situazione così eccezionale meritasse pure un documento che è del tutto transitorio, se è chiaro, ma che però va a portare, cioè ci metto anche via di su questo documento, e verrà rivisto entro... La ragioniera ha detto il 15 di ottobre, ha scritto, io ho letto il 15 novembre dall'altra parte come tempo limite per poter fare le valutazioni, però è una questione di questioni contabili che state portando, cose lì. E quindi la pandemia che ha stravolto completamente lo scenario in oggetto, e credo che queste due righe in merito ci parevano forse un minimo anche sul documento che abbiamo definito adesso transitorio. Per questo motivo io lo anticipo, ma votiamo contro questa. Invece, se me lo consenti, recepiremo questa indicazione. No, cioè assolutamente, lo inseriamo a verbale, e perché non solo condivido, ma non mi sono spiegato bene nella misura in cui ho utilizzato il termine formale e avrei dovuto dire formale, poiché hai integrato
Stasera sei molto preciso e infatti fa bene, lockdown è fatto bene. Dai, per strammatizziamo un po'. Nel senso che noi dovremo su questa cosa rivederci a stretto giro per un'approvazione integrativa del documento e assolutamente, e tra l'altro in corso mio di stesura, tutta una parte riguardante questi temi. E quindi sarebbe banale non richiamarlo in una disposizione transitoria che vede un documento e un tavolo di lavoro allargato a tutto il Consiglio Comunale declinare una parte congiunta per questa grande eccezionalità rispetto alla questione. Quindi, se me lo consenti, recepisco la situazione, ne diamo modifica, lo mettiamo a verbale, lo integro e vi do copia ufficiale formale nelle prossime giornate. Così come? Prego. Anche perché questa cosa non l'avremmo dovuta fare tutto in luglio. Sì. Però con la situazione che è stata spostata, quindi adesso c'è tanto una riduzione, non è una vera e propria soluzione. Per cui nel momento in cui verrà approvato, il bilancio, è ovvio, come ha detto il sindaco prima, che non si può non tener conto dello scenario che verrà fuori. Perché pensate soltanto all'effetto che verrà probabilmente sull'economia anche dei comuni la recovery fund, che cambierà probabilmente per i prossimi anni i nostri bilanci. È ovvio che adesso si fa una riduzione, tra virgolette, di natura formale, in attesa di avere quegli elementi. Però giustamente lo recepiamo anche dal punto di vista della dialettica, perché ne diamo conto rispetto al fatto che nell'adozione questo alert è ben presente e che l'approvazione lo dovrà recepire, ma non solo, anche quello che sarà tutto uno scenario, auspichiamo, di transizione, che anche questo sarà da definire. E quindi la recepiamo. Prego. Se ne ha un altro pezzo del tutto, che sì, è la parte finale dove ci sono le linee programmatiche di mandato, che è la sostanza di sì, faremo queste cose sì, quando saremo insediati maggioranza del questo consiglio. E anche lì sarebbe stato utile di specie togliere le cose da fare, ce ne sono parecchie, sì, 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 di cappelli. E mi sono permesso mai di scrivere che poi vado al singolo segretario. Sarebbe risultato utile togliere le cose già realizzate con un bel libro fatto nello stile berlusconiano del portale, a fondo di un po' di ragazzi. Aspettiamo come regalo del mattino. Mi associo a quanto detto dal consigliere circa le mie origini, direi anche un po' renziare per certi versi, no? Se mi consente. No, dai, ma tu lo fai. Prego, consigliere. No, lo indichiamo e poi ci lavoriamo. Ripeto, la sensibilità del sindaco e dell'amministrazione è anche quella di conciliare la gestione del carico del personale e di una situazione in cui è soprattutto la ragioneria e non solo di grande situazione. Quindi a volte si dà priorità a altre situazioni, ma questo lo cristallizziamo e lo approfondiamo nelle prossime situazioni. Se non c'è altro metterei posto una votazione. Sì, sì, posso, certo. Se non c'è altro metterei in votazione l'ultimo punto, che è l'adozione. Se non la voti devo votare. Se vuoi sostenere. Decidi, va bene tutto. Chi vota a favore? Chi si astiene? Bene, su questo non abbiamo. Sì, 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 la facciamo una vigliata. Bene, con questa ultima votazione si chiude il consiglio e ci aggiorniamo indicativamente il prossimo mese. Vi aggiorniamo. Grazie, buona serata. Buonasera.